Le storie di paura di Masha. Bentornati. Oggi vi racconterò qualcosa di incredibile. La storia di uno strano bambino molto curioso che voleva conoscere gli alieni dello spazio. Questo bambino amava soprattutto due cose tra quelle che possedeva: i libri e ovviamente le caramelle. Ma lui non leggeva i soliti libri per l'infanzia che parlavano di streghe e altre favole. No, signori, leggeva libri molto più seri, sull'esistenza degli alieni, sulle intelligenze extraterrestri, tanti altri libri di fantascienza. Leggeva questi libri la sera, sotto le coperte, usando una torcia elettrica perché temeva che gli alieni lo stessero osservando, magari per rapirlo e portarlo sul loro pianeta. Lo sanno tutti! Una coperta in testa ti rende invisibile. Se ti metti lì sotto, gli alieni non possono vederti. E nemmeno gli umani. È un po' come giocare a nascondino, sotto a chi tocca! Ma una sera, mentre leggeva, il bambino sentì degli strani rumori come se qualcuno camminasse nella stanza. Poi dal buio della camera arrivò un rumore tremendo, come di mandibole che masticano qualcosa. E poi passi minacciosi, lenti, come se qualcuno camminasse con stivali pesanti. Finché il bambino sentì un respiro affannoso. E si spaventò così tanto che si nascose sotto al cuscino. Ma poi volle vedere chi c'era nella stanza. E bam! Non vide nessuno. Lì fuori era buio pesto e tutto era silenzioso. Ma improvvisamente alle sue spalle sentì un altro rumore. Un raggio di luce lo colpì. Il bambino voleva urlare, ma era senza fiato, perché nel raggio di luce di fronte a lui si avvicinava una figura spaventosa, enorme, terrificante, come non ne aveva mai viste. Un riccio! E dai, a voi sembra spaventoso? Era un riccio piccolo così! Era entrato in casa attirato dalle caramelle e con la zampetta aveva acceso la luce sul comodino. Così si era accorto che non era solo in quella stanza, c'era un bambino che lo fissava perché le caramelle erano sue. Il bambino fu molto contento che il riccio non fosse un alieno ma un animaletto. Gli diede un po' di latte e diventarono amici. Per giocare una volta lo mise nell'oblò della lavatrice. Un'altra volta lo lanciò sul razzo. E il riccio si divertiva moltissimo. Un riccio si presta a tutto se poi può mangiare qualcosa di dolce. Purtroppo una notte, durante le ore più buie e silenziose, improvvisamente il riccio sparì. Gli alieni avevano deciso di portarlo via perché era un riccio molto coraggioso. L'avrebbero portato lontano nello spazio infinito. Ma insieme al riccio, gli alieni avevano preso anche le caramelle. Erano sparite tutte, fino all'ultima. Il bambino corse fuori dalla stanza per salvare il riccio e le caramelle dagli alieni e vide qualcosa di incredibile. Proprio davanti a casa sua, nel parco giochi, c'era un enorme disco volante, pieno di luci lampeggianti. Due omini verdi che ridacchiavano, il riccio e un sacco pieno di caramelle. Ma non era finita, il peggio doveva ancora arrivare. Ad un certo punto, infatti, il riccio si tolse il suo costume e così si scoprì che non era affatto un simpatico animaletto terrestre, ma un verde e prepotente alieno. Il bambino gridò per la sorpresa. E a quel punto, voi non ci crederete, gli alieni si spaventarono così tanto che saltarono sull'astronave e volarono via. Le caramelle! Tornarono indietro, presero il sacco e via di nuovo! Il bambino allora capì che non c'era motivo di aver paura. In fondo gli alieni sono solo omini verdi che amano mangiare caramelle durante i loro viaggi nello spazio.
Visto che tra le stelle non ci sono negozi, le vengono a prendere sulla Terra per avere una scorta. Da allora in poi, il bambino lascia sempre le caramelle sul davanzale della finestra della sua stanza, così gli alieni possono prenderle senza entrare, mentre lui sta dormendo, e tutti sono contenti! Cari amici, anche questa volta voglio raccontarvi una storia molto paurosa. Parla di una bimba che aveva il terrore degli animali, ma proprio di tutti, piccoli e grandi. Se ne vedeva uno, si spaventava da morire. Un giorno, dopo una notte serena e piena di stelle, spuntò un magnifico sole e la bambina uscì per raccogliere dei fiori. Quando d'un tratto vide di fronte a lei il più brutto, sporco e spaventoso degli animali, un topo! La bambina impaurita iniziò a strillare. Il topo invece non si spaventò per niente e ovviamente non si mosse di un centimetro. La bambina, che cosa poteva fare? Proprio nulla! Eccetto arrampicarsi su un albero. Il topo la osservò incuriosito, poi aprì la sua piccola bocca e iniziò a ridere a crepapelle. È raro vedere un topo ridere, ma quando la gente si spaventa, i topi si divertono e ridono come matti. E vedere dei topi ridere è davvero un brutto spettacolo. Improvvisamente la situazione precipitò. Dal fondo del giardino, la bambina vide che stava arrivando un altro animale. Un enorme gatto! Se un animaletto come il topo può mangiarmi, per un gatto grosso come quello sarà uno scherzo! Mi mangerà in un sol boccone, non ho alcuna possibilità di salvarmi! Il topo inizia a squittire per la paura. Con uno scatto si liberò dal gatto e si arrampicò sull'albero come un razzo. Allora la bambina salì ancora più in alto. Il gatto iniziò a tossire e a ridere, tenendosi la pancia. Ma la sua risata durò poco. All'improvviso comparve un animale ancora più grosso che ringhiava. Era il cane da guardia dei vicini. Il gatto si arrampicò sull'albero, il topo si arrampicò più su del gatto e la bambina si arrampicò ancora più su. Erano spaventatissimi. Il cane rise, ma non troppo a lungo, perché all'improvviso comparve un leone. Di solito, un cane non sa arrampicarsi sugli alberi, ma davanti a un leone affamato, impara subito a farlo! Il cane si arrampica sull'albero, il gatto più su del cane, il topo più su del gatto e la bambina più in alto di tutti. Davanti a quello spettacolo, il leone si mise a ridere. Il leone è il re della foresta, ma ci sono animali più grandi di lui, che sono più forti e molto, molto più spaventosi. Come l'elefante, che comincia a ridere appena non posso. Dovete sapere che quando un elefante comincia a barrire, tutti hanno la tremarella alle ginocchia. È un suono impressionante! Il leone si arrampicò sull'albero. Allora il cane andò più su. E così fece il gatto. E anche il topo, per scappare dal gatto, salì ancora più in alto. Mentre si arrampicava, la bambina pensò: mi sembra di essere inseguita da uno zoo! E all'improvviso vide che era arrivata in cima. Si trovava così in alto che era impossibile scendere da sola. Ma per fortuna, da un circo in lontananza, alcuni palloncini venivano verso di lei. La bambina riuscì ad afferrarne uno, ma il topolino non ce la fece. Raggiunse la cima dell'albero, ma perse l'equilibrio e cadde sull'elefante. Gli elefanti sono animali enormi, ma anche loro hanno paura di altre creature, e quelle che temono di più sono proprio i topi. Perciò l'elefante si spaventò per il topo, proprio come la bambina. Così le corse ricominciarono. Tutti dimenticarono la bambina come se non fosse mai esistita. Erano troppo spaventati e occupati a scappare e a rincorrersi a vicenda. La bambina li guardò e pensò: che confusione, come faccio a farli smettere? Per fortuna arrivò il suo papà. Era una persona che amava molto gli animali, ma sapeva anche come farsi obbedire, e così
così li mandò via. Avete capito la lezione? Dovete amare gli animali e proteggerli. Non dovete aver paura di loro. E se per caso qualche animale vi spaventa, chiedete a chi non lo teme di mettervi al sicuro. Magari a un papà. Cercare rifugio in braccio a un papà è molto meglio che cercarlo sopra un albero. Dunque, dunque. Non vedo i cartoni. Dove si saranno nascosti? Diamo inizio alla nostra indagine. 1, 2, 3, io già lo so che i cartoni troverò. Sul microfono clicchiamo e Masha e Orso noi diciamo. Visto com'è semplice? E adesso provateci voi!